Con Gigi del Boulet Sport Village, sponsor del Novara Calcio, a margine della conferenza stampa di presentazione degli Street Games, in cui sarai protagonista anche lì. Sì, è il quarto anno, siamo felicissimi di partecipare per l'ennesima volta a questo evento. A noi ci arriva sempre il compito più gravoso, la sabbia. È il più difficile da fare perché vuol dire portare quattro bilici di sabbia. Per fortuna quest'anno solo un campo, sono solo quattro. È impegnativo, però siamo felicissimi di partecipare. Boulet è stato vicino anche in quest'anno grandioso per il Novara Calcio che ha vinto tutto con la promozione, ma ad inizio stagione non era così semplice rimanere vicino ai colori azzurri. Boulet lo ha fatto e si è dimostrato fedele allo sport anche con gli Street Game, ma soprattutto con il Novara. Diciamo che Novara ha la fortuna di avere un grandissimo tifoso del Boulet, per cui cioè, sarò vicino sempre. Penso che sarà un connubio che durerà per un po' di anni. Sì, stiamo organizzando una festa dei tifosi al Boulet il 12 di giugno, venerdì sera. Stasera facciamo una riunione con tutti i gruppi, dal coordinamento a tutti i vari gruppi della curva. Vogliamo fare una festa molto, tra virgolette, spartana, però ripercorrere un po' tutta l'annata, ricompattare tutti i tifosi. Io sono veramente un accanito tifoso e ci tengo veramente, e li ringrazieremo un po' tutti. La speranza è quella di portare qualche ragazzo che ci ha riportato in Serie B e magari di portare anche la Coppa appena vinta. Perché ricordiamolo che il Novara sarà al fianco anche degli Street Games, regalando la possibilità di partecipare all'Hospitality, ai vincitori del torneo di calcio 5 nella prima giornata di Serie B, ma parlando anche di calcio giocato, che stagione è stata per te e che Novara ti aspetti da tifoso oltre che partner? L'anno è stato cioè, duro, da tifoso vero, duro, 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 però felicissimo. Cioè, sono sincero, l'epilogo di questa stagione a livello emotivo è nettamente più forte addirittura di quello del ritorno in Serie A, perché è stata veramente difficile, però bellissima, bellissima. Io, tanto mi aspetto di rimanerci, la prima cosa, tutto quello che arriva ce lo prendiamo, insomma, dai.